Quando Diocleziano e Massimiano abdicano nel 305, il sistema della tetrarchia fallisce e si apre un periodo di lotta per la successione da cui esce vincitore Costantino. Durante il suo impero, Costantino promuove nuove riforme militari, economiche e burocratiche. L'atto più celebre compiuto dall'imperatore è il trasferimento della capitale da Roma a Costantinopoli, l'attuale Istanbul, nell'area occupata dalla città greca di Bisanzio. Con l'editto di Milano, Costantino concede ai cristiani la libertà di culto. Nel 325 convoca il primo concilio ecumenico della storia, che proclama il credo ufficiale della Chiesa cattolica e condanna le dottrine eretiche. Il successore di Costantino, Giuliano, è detto l'apostata, perché rinnega il cristianesimo e cerca di ripristinare la religione pagana. Alla sua morte, l'impero di Occidente va a Valentiniano, che affida a suo fratello Valente l'impero d'Oriente. La migrazione degli Unni verso Occidente provoca uno spostamento a catena di altri popoli. Così, i Visigoti chiedono di essere ospitati all'interno dei confini dell'impero. Valente concede loro di stanziarsi in Tracia, ma i Romani li maltrattano. I Visigoti decidono così di ribellarsi. La sconfitta dell'esercito romano ad Adrianopoli è ormai un segno evidente del fatto che i rapporti di forza tra i Romani e i barbari si sono rovesciati. Graziano, l'imperatore d'Occidente, stipula la pace con i Visigoti. Nel 378 Graziano affida il governo dell'Occidente a Teodosio. Alla morte di Graziano, Teodosio rimane l'unico imperatore. Egli concede ai Visigoti di stanziarsi all'interno dell'impero come federati, ma la tensione tra Romani e Barbari conduce al massacro di Tessalonica. Alla morte di Teodosio, l'impero viene diviso tra i suoi due figli. Ad Arcadio va l'Oriente e a Onorio l'Occidente.